la macchina della, è nemico, la macchina della commissione, è nemico. Il servizio centrale di protezione che ha negato... Lei è contento? Io faccio la domanda a lei, è contento lei? No, a me dispiace molto. A me non me ne frega niente, dice questo. Perché ti dispiace? Si parla di vendetta, perché? Si parla di vendetta perché di governo. Ma che, tu stai sentendo questi minchiati? Dice di no. Ma che, si è fatto davvero, non c'entro niente, io per me Spaduzzo gli possono dare oro a palate, non me ne frega niente. Beh, però scoprirlo, diciamo che politicamente è una mossa che... Sì, sì. Ha un significato anche politico. Arrivano tutti e tutti vengono sentiti, tutti vengono accolti. Buongiorno. Senatore, non è politica secondo lei la decisione, Mantovano l'aveva annunciata più volte, questa Spaduzza... No, come fai a pensare che è politica, no? Sarebbe il colmo, sarebbe sbagliato e sarebbe il colmo. Io non c'entro niente. Cioè, non l'ho già detto. Ma non ho detto che colpa sua, dico cosa. No, ho capito, ma a me non c'è. Se devono dare delle idee, Che vuoi che ti dico? Mantovano è uno molto rigoroso, quindi probabilmente è troppo rigoroso, che ne so. Però sto Spaduzza ha fatto cose, ha detto cose utili per le stragi, credo di sì. E premiatelo, che vuoi che ti dica? Io sono ben felice. Anzi, è tirata in ballo in maniera, diciamo. E lì ha sbagliato, certo. Lì se non l'avesse tirata in ballo. Se non mi avesse tirato in ballo, non lo so. L'avrei tirato in ballo io. Tira il ballo tu che tiro il ballo io. Ci tiriamo in ballo tutti. Anche perché l'incontro al Bardone non è stato smentito perché Graviano... Allora, vi lasci parlare, scusa, sei molto... però sei una camorria, fammi fare che devo parlare con gli avvocati. Oh, poi ricordo un bar, ancora parlo di un bar. Allora, facciamo una... Su queste polemiche nate sull'ingresso o meno del piano di protezione di Spaduzza, influiranno? Io non credo, non vedo in che modo possano influire. Non influiscono nel mio processo, non influiscono nel modo nostro di vedere le cose, è una cosa indipendente. Io tra l'altro non so benissimo, credo che la Commissione abbia applicato in maniera rigorosa i criteri sui piani di protezione e basta. Poi non so cos'altro, cosa c'entra, non c'entra nulla con il mio processo. Spaduzza ha detto cose buone, cose serie, cose riscontrate che hanno avuto poi effetto nella ricerca della verità o no? Se le ha avute che gli diano il premio e basta, se non le ha avute non glielo diano. Io credo che abbia detto delle cose interessanti per le stragi, no? Mi sembra, e su quello lo hanno infatti abbastanza premiato, protetto. Poi le dichiarazioni ulteriore, nel mio caso ha preso, come si dice, un granchio, perché anzi se l'è inventato, questo è poco ma è sicuro, ma questo non vuol dire che non siano valide le cose che ha detto buone prima. Marcello Dell'Utri tenta di smarcarsi dalla polemica sulla mancata applicazione definitiva di Gaspare Spaduzza al programma di protezione speciale per i collaboratori di giustizia, decisa proprio nei giorni scorsi dalla commissione presieduta da Alfredo Mantovano, suo compagno di partito. Dice cose interessanti sulle stragi, afferma Dell'Utri, ma su di me ha preso un granchio o si è inventato tutto. La verità, purtroppo, è che Gaspare Spaduzza, proprio affrontando il tema delle stragi e ribaltando la prospettiva delle dichiarazioni del collaboratore Vincenzo Scarantino, che oggi crollano pezzo dopo pezzo, tira in ballo proprio Dell'Utri e Silvio Berlusconi. Gli stessi indagati dalla Procura di Firenze e di Caltanissetta negli anni 90, identificati nelle carte di allora in autore 1 e autore 2. L'inchiesta fu archiviata perché le prove non furono sufficienti, ma gli elementi fino a quel punto raccolti lasciavano intravedere un'oscura prospettiva, la stessa sulla quale quasi 20 anni dopo si cerca ora di fare maggiore luce. Un'altra polemica molto più rovente ha investito il collegio giudicante presieduto da Claudio Dall'Acqua. Il Fatto Quotidiano ha ricordato martedì scorso che il figlio del presidente della seconda sezione penale della Corte d'Appello, Riccardo Ingegnere, era dipendente della società di Vincenzo Rizzacasa, arrestato per riciclaggio agli inizi del mese di giugno, e che l'altro figlio, Fabrizio, è stato chiamato dal sindaco azzurro di Palermo, Diego Cammarata, come segretario generale del Comune di Palermo. Ma non è tutto qui. Sergio Lacommare sarebbe stato sanzionato nel 1996 dal CSM per avere confessato ad un PM quando
quando era GIP, di voler evitare una noiosa camera di consiglio, peccato di pigrizia dalla quale però non sembra tuttora guarito. L'altro giudice all'atere, Salvatore Barresi, prima ancora di entrare in magistratura avrebbe frequentato il tavolo da poker di casa Ciancimino, con la conseguenza di alimentare per i più maliziosi dubbi relativi ai motivi della mancata ammissione proprio del figlio di Don Vito, così come chiesto dall'accusa a testimoniare in questo processo. Ed oggi la risposta, tanto breve quanto secca, con la quale la Corte ha affermato di essere indifferente alle pressioni mediatiche, sostenendo di rispondere solo di fronte alla legge e alla loro coscienza. Nell'ultima udienza riservata agli avvocati della difesa, l'ultimo colpo di scena è stato la richiesta difensiva di acquisire agli atti una lettera che Carlo Marchese, detenuto nel carcere di Spoleto, condannato all'ergastolo in regime di 41 bis, compagno di detenzione di Spatuzza, avrebbe inoltrato contestualmente al premier Berlusconi e al procuratore di Firenze Quattrocchi nel dicembre del 2009. Nel 1997 Spatuzza gli avrebbe annunciato l'intenzione di tirare in ballo politici del centrodestra come Berlusconi e Dell'Utri o del centrosinistra come Massimo D'Alema, una strategia della tensione con lo scopo di fare scompiglio nella scena politica e tutelare di conseguenza gli interessi di Cosa Nostra. La vaghezza, anzi la surrealità delle affermazioni, hanno dato ai giudici l'impressione di un vaneggiamento anziché di un racconto genuino, di qui il rigetto dell'istanza. Poi San Marco e Mormino hanno per l'ultima volta riproposto la tesi dell'inattendibilità di Spatuzza e l'inesistenza di rapporti duraturi con Vittorio Mangano, diversamente però da quanto riportato proprio sulle agende del senatore. Un'udienza a fiume durata fino al pomeriggio, la conclusione ovvia della difesa nelle parole di Nino Mormino. Se non c'è altro, se c'è solo questo, noi crediamo che la soluzione non possa essere quella di modificare una sentenza che a noi pare non corretta sul piano della utilizzazione dei criteri di giudizio che devono essere, che devono servire ad accertare la responsabilità, al di là di ogni ragionevole dubbio, e quindi formuliamo una richiesta di riforma e chiediamo la soluzione perché i fatti non sussistono. La sentenza è prevista entro lunedì 28 giugno, prossima udienza nell'aula bunker del carcere Pagliarelli per le conclusioni finali. Possibile che l'imputato Dell'Utri chieda di rendere dichiarazioni spontanee.